Mattinata in area Vestina per una delegazione allargata della regione Abruzzo guidata dal presidente Marco Marsilio. Due i nodi principali da sciogliere, il futuro dell'ospedale San Massimo e gli aiuti da destinare alle ex zone rosse. Da sottolineare che al suo arrivo a Penne il presidente è stato contestato da alcuni cittadini che una volta sceso dall'auto al grido vergogna vergogna hanno rimproverato al governo soldi alla sanità privata e lo scarso interesse per il futuro dell'ospedale San Massimo di Penne. Per cui la regione Abruzzo ha chiuso con il governo nazionale accordi sull'assegnazione di fondi da impegnare al potenziamento della struttura sanitaria. Sì, siamo addirittura d'arrivo, in pratica è già pronta la convenzione con la programmazione sanitaria che dovrà firmare penso la settimana prossima il governatore e poi presentare praticamente il progetto per accedere direttamente al fondo che è stato stabilito sia per Penne che per l'ospedale di Teramo, che sono state gli ospedali oggetto di problematiche sismiche e dove va migliorata anche tutta la normativa antincendio. Con questa possibilità l'ospedale di Penne ha l'opportunità di tornare a diventare anche un ospedale di sicurezza sia per gli operatori che per i pazienti. Questo era fondamentale. Certo, poi a questo dovrà seguire tutta una serie di interventi anche di potenziamento degli operatori sanitari sia in termini di disciplina che in termini di presenza per garantire intanto la funzione che è rimasta, quella del pronto soccorso H24. Perché nell'addizione ospedale cosiddetto di area disagiata è proprio questa dicitura, significa che rimane il pronto soccorso proprio per garantire ai paesi svantaggiati di un'area vasta questa possibilità di messa in sicurezza. Abbiamo chiarito che sulle zone rosse noi abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo stanziato i fondi regionali per le spese del comune e per tutte le piccole e medie e micro imprese dell'area zona rossa e quindi di Penne, che è il comune maggiormente popoloso, che si sommano a tutti gli altri investimenti, cioè queste imprese avranno un loro stanziamento che si somma a tutti gli altri stanziamenti dei bandi dove potranno liberamente partecipare. No, guarda, il governo nazionale l'ha proprio cancellate per chi ha 30 giorni e per chi ha meno di 30 giorni. Il presidente Conte ha dichiarato di poter ripristinare questo stanziamento e farebbe molto bene a farlo, attendiamo che lo faccia. Noi intanto abbiamo fatto quello regionale.